L'angelo vitale, per quanto riguarda tutto il trambusto che c'è stato attorno alla figura della serva di Dio Colombo, tocca anche a lui dare le sue motivazioni, spiegare come è andata veramente la storia, quindi la tua versione, e magari provata con un carteggio originale che siamo qui presso lo studio dell'avvocato presso cui hai rilasciato queste carte. Quindi spiegami tu più o meno come è andato tutto dall'inizio, se puoi. Allora, sì. Io ho deciso di parlare dopo tutto questo silenzio, perché io non avrei mai voluto arrivare a questo punto, solo perché per non infangare la memoria di questa serva di Dio, perché io sì, ho fatto queste ricerche, le ho fatte solo per far conoscere questa figura così importante per Casa Marciano, perché Casa Marciano ha bisogno di figure del genere. Tu come l'hai conosciuta questa figura? Io ho conosciuto questa figura per caso, perché sempre per il mio pallino è quello di portare Casa Marciano alla luce, di far diventare Casa Marciano un paese importantissimo, perché Casa Marciano, se ben sanno tutti, Casa Marciano veramente è una piccola Svizzera. Invece noi non facciamo altro che distruggere, qualsiasi cosa noi troviamo distruggiamo. Tu sei di Casa Marciano? Sono tedesco e ne sono fiero. Sono vissuto a Casa Marciano, amo Casa Marciano e sono fiero di Casa Marciano. L'unico paese che amo è Casa Marciano, però ultimamente Casa Marciano sta un po'... Allora, il tutto è iniziato perché noi a Casa Marciano abbiamo questo famoso castello mercuriano. Prima la parrocchia, la chiesa del castello mercuriano, la chiesa di Santa Maria del Fresco, fino all'inizio, diciamo fine 800, inizio 900, era parrocchia, perché poi successivamente quella che oggi noi chiamiamo parrocchia di San Clemente, e, anche se erroneamente, perché non è di San Clemente ma di Santissimo Crocifisso, perché di San Clemente è la chiesa sul monte, per caso noi volevamo riportare alla luce, volevamo riportare, restituire la chiesa di Santa Maria del Plesco alla parrocchia, perché grazie alla chiesa di Santa Maria del Plesco noi a Casa Marciano avremmo potuto fare di tutto e di più, dare soprattutto lavoro ai giovani. Allora è iniziato per caso nel novembre del 2009, quando io e i ragazzi della parrocchia decidemmo di trovare tutti i documenti della chiesa di Santa Maria del Fresco. I ragazzi della parrocchia possono anche insegnare? Sì, sì, Angelo Vecchione, Dora Vecchione, sono due fratelli, Concetta De Rosa, e poi c'è l'aiuto di Pasquale Stefanile e Andrea De Stefano. Grazie a loro io ho trovato dei documenti nella biblioteca di Monte Vergine, grazie al loro aiuto, perché latino, tutti i documenti che si trovano a Montevergine sono tutti in latino. Quindi noi parlando decidemmo di recuperare questa chiesa, grazie a loro, se era possibile. Loro conoscono il latino? Per loro sì, perché Dora conosce un po' il latino, quindi riesce un po' a tradurre. Io qualcosa, grazie a Don Giovanni, quindi sapevo qualcosa di latino, meno male, però. Don Giovanni mi ha aiutato in molte cose, ma non in Colomba Napolitano. Don Giovanni non mi ha lasciato mai niente di Colomba Napolitano. Allora iniziò questa ricerca per trovare i documenti, per restituire, per vedere se potevamo riprendere la chiesa di Santa Maria del Fresco. Per caso in una visita pastorale che ho qui del 1916, visita pastorale del 1916, in uno dei versetti risulta che in chiesa, nella parrocchia di San Clemente, c'era una sepoltura. Non era né una sepoltura gentilizia. Questa l'hai presa a Montevergine? Questa no, l'ho presa nell'archivio diocesano, perché io ho fatto delle sia a Montevergine che nell'archivio diocesano. Quindi ho preso questa visita pastorale, e da questa visita pastorale è partito il tutto. Noi fummo accompagnati dalla dottoressa Solpietro da Don Carlo Giuliano, amministratore della parrocchia di San Clemente, dalla morte di Don Giovanni fino al possesso canonico di Don Raffaele Rossi. Trovammo questo documento dove accertava che c'era una sepoltura. Da lì, visto che dal 1804, secondo l'editto di, non so come si pronuncia bene, perché con il francese non sono tanto, di Saint-Claude, del 1804, Napoleone decise che le tombe dovevano stare al di fuori
fuori del centro abitato, quindi in chiesa non potevano essere sepolti. Quindi noi ci domandiamo perché questa sepoltura in chiesa risulta nella visita pastorale del 1916. Allora da lì andammo a chiedere a due persone di Casa Marciano, le persone più anziane di Casa Marciano, che possono ancora confermare, Angelo Napolitano e Otilia Masucci. Mi confermarono che in parrocchia loro ricordavano una lapide che vedeva addolorata, con sopra scritto Colomba Napolitano. Allora io da lì, alla fine della festa di San Clemente, assieme a grazie all'aiuto di Don Carlo e di Don Gennaro Romano, dissero: andate avanti e portate tutti i documenti che riuscite a recuperare. Da lì decidemmo di trovare questa Colomba Napolitano. Continuammo a girare nelle varie biblioteche, però non trovavamo niente. Un giorno mio padre, sapendo che io stavo cercando questo opuscolo di Colomba Napolitano, si trovò da un cugino, e questo cugino disse: io ho un opuscolo che mi hanno portato, vede, parla di Colomba Napolitano. E disse mio padre: questo opuscolo lo cerca proprio mio figlio. E il 26 dicembre 2009 sono iniziate le ricerche ufficiali di Colomba Napolitano. Che opuscolo è? È un opuscolo scritto da Don Andrea De Stefano, che se non erro qui, eccolo, scritto da Don Andrea De Stefano, in fotocopie, con la testimonianza di Monsignor Renzullo, che poi sono venuto questo a sapere, che poi sono venuto a sapere che questo opuscolo gira per Casa Marciano, cosa che noi fino al 2009 non sapevamo niente, assolutamente niente. Andai allora il 28 dicembre 2009, andai al comune di Casa Marciano, visto che io prestavo servizio civile lì, riuscivo ad andare negli archivi, grazie all'autorizzazione del mio responsabile, riuscii ad andare nell'archivio e loro mi rilasciarono il certificato di morte di Colomba Napolitano, perché io dovevo accertare veramente, perché una semplice fotocopia e una semplice pagellina non mi può accertare se veramente quella persona è esistita o meno. Quindi il comune mi rilasciò il certificato di morte 28 dicembre 2009 e mi rilasciarono le fotocopie dell'originale, dal registro originale. Successivamente, visto che in parrocchia non sono più conservati i registri dei battesimi, io andai in curia dalla dottoressa Solpietro, che mi rilasciò il certificato, la fotocopia del registro del certificato dei battesimi, dove noi trovammo, io e Angelo Vecchione, trovammo dinanzi alla dottoressa Solpietro la registrazione del battesimo di Colomba Napolitano, morta in concetto di santità, il 21 febbraio 1817, con autorizzazione, con timbro originale, copia conforme, il 22 gennaio 2010, copia conforme rilasciata dalla dottoressa Solpietro. La dottoressa Solpietro ancora oggi dice e afferma, vicino a Don Raffaele al Vescovo, qui in curia da me non è venuto nessuno, è venuto solo e solamente Michelangelo. Non so perché mi infangono continuamente. Io ho trovato anche il ragguaglio originale attraverso la famiglia Prudente, perché la famiglia Prudente sono i pronipoti del famoso De Stefano e pronipoti del confessore di Colomba Napolitano. Quindi io ho la pagellina, ho trovato la pagellina originale di Colomba Napolitano nelle varie, in una biblioteca. Poi ho trovato questi altri documenti, e dove qui accerta che io sono le carte che entrate nella biblioteca, e qui il 27 agosto 2010, assieme agli altri documenti, io presentai i documenti, questa è la fotocopia del riassunto che io feci al vescovo della cartellina che consegnai il 27 agosto 2010. Quindi, se io ho consegnato i documenti al vescovo il 27 agosto 2010, ho consegnato i documenti a Don Raffaele Rossi il 24 agosto 2010 e questi fino al 30 gennaio 2011 non si sono presentati né da Don Carlo, né da Don Gennaro, né da Don Raffaele, da me cosa vogliono? Non fanno altro che accusarmi loro e infangarmi. Loro si riferiscono a Don Giovanni dicendo che Don Giovanni mi aveva... Io da Don Giovanni sono cresciuto, sono stato 16 anni con Don Giovanni, sono cresciuto nella sua casa, ma di Don Giovanni del lago di Colomba Napolitano non ha mai parlato, non ha mai fatto scena. Quindi se Don Giovanni mi aveva dato questo famoso faldone, tutte le date dovevano essere prima del 23 agosto 2009, tutte le date partono dal 28 dicembre 2009. Quindi io il faldone no, a me non l'ha dato né Don Giovanni né il dottore Brignano, come dicono loro, perché loro dicono prima Don Giovanni e poi il dottore Brignano, si sono messi tra di loro, non sanno neanche a chi hanno dato questo faldone. Io ho gli originali, ho consegnato i documenti in curia, ho consegnato i documenti in parrocchia.
volte, ma io che ho fatto queste ricerche per una soddisfazione personale non consegno mai gli originali, consegno sempre le copie. Quindi se loro hanno gli originali, hanno fatto questi studi, perché non presentano? Invece hanno fatto altro, mi hanno solo accusato e infangato. Loro non hanno mai fatto vedere questi documenti. Quindi tu in questo momento tu dici se prendete i documenti venite, perché non avete fatto altro che infangare la mia persona e non hanno fatto altro che infangare la mia famiglia, perché noi per strada continuiamo a camminare a testa alta, perché noi siamo persone per bene, abbiamo la coscienza pulita, abbiamo solo speso. All'interno della chiesa, Don Raffaele, quando ci sono le accuse? Io e Don Raffaele, ci siamo rimasti male, ci stiamo male, perché camminando per strada le persone ormai giudicano quello che sentono, la prima cosa che sentono per loro quella è la verità, oppure se ne esce un'altra è la verità. Io e Don Raffaele fino ad oggi siamo rimasti in silenzio sempre. Primo giorno, perché la gloria non è né mia né di Don Raffaele né di questo gruppo di studiosi archeologi, come si sono definiti, ma di nessuno. La gloria è solo di Dio e di Colomba. Noi dovevamo fare tutto, e come abbiamo fatto noi della parrocchia fino ad oggi, restare in silenzio, però dopo tutte queste accuse il silenzio non può, da parte mia non ci può più stare. E come Don Raffaele non è rimasto in silenzio, Don Raffaele dinanzi a loro ha sempre detto, quando loro andarono il 31 gennaio da Don Raffaele, noi abbiamo fatto queste famose ricerche pure noi, quindi il merito è mio, la gloria è nostra, non è di nessun altro. Don Raffaele rispose: la gloria non è di nessuno, i documenti, in questi sono tutti i documenti, me li ha presentati tutti Michelangelo il 24 ottobre, e loro dissero che io avevo preso i documenti loro, visto che le date risultano tutte da dopo la morte di Don Giovanni, non ho rubato i documenti a nessuno. E Don Raffaele pubblicamente ha ringraziato me e i ragazzi della parrocchia per aver consegnato a lui, alla cancelleria della curia, i documenti. Se era una cosa falsa, non penso che la chiesa dall'altare ringraziava me e i ragazzi della parrocchia, pur sapendo già dell'esistenza di altre ricerche. Loro hanno detto che, quando ricordo, durante l'intervista dissero che se la prendevano perché aveva ringraziato appunto aveva ringraziato me e non e quando poi viene il vescovo che aveva detto il vescovo di... non so il vescovo cosa ha detto a loro, però se loro restavano durante la messa, il vescovo ha detto durante l'omelia, non facendo nomi, io ho una buona memoria, ricordo i volti, quindi state attenti. Da queste parole si deve capire che il vescovo ha detto, perché il vescovo ha saputo di Colomba Napolitano il 27 agosto 2010, quindi il vescovo ha ringraziato pubblicamente anche lui, Don Raffaele ha ringraziato pubblicamente, io sono stato portato le ricerche a loro. Chiunque, questo è tutto, tutto documento mio, che non parla solo di Colomba Napolitano, parla anche di Casamarciano. Qualsiasi persona di Casamarciano voglia sapere di più sul proprio paese può venire benissimamente da me, io ho tutti i documenti, non solo di Colomba Napolitano, ma di Casamarciano, della chiesa del castello, della famosa basilica che abbiamo sopra San Clemente. Tutto quello che vogliono possono presentarsi, sono chiedere, e io gli do tutto. La scoperta della famosa tomba di Colomba non è stato un caso, ma è stato perché, visto che noi tenevamo dei lavori di ristrutturazione in chiesa, io ho insistito, invece di fare lo scavo in un determinato posto di fronte, di spostarlo di qualche centimetro per vedere se trovavamo questa famosa lapide. Io sono stato autorizzato, la curia ha fatto lo scavo perché stava facendo dei lavori, quindi abbiamo trovato la lapide, però la curia e la parrocchia di Casamarciano ha saputo di Colomba Napolitano, di chi era di Colomba Napolitano, grazie a me e non grazie ad altri. Quindi io, a me non vanno queste accuse, io continuerò a camminare a testa alta, perché io sono una persona per bene e loro non hanno fatto altro che infangare me e la mia famiglia, non so il motivo. Quindi loro, se vogliono, possono unissimamente venire e presentare i documenti che hanno loro, così vediamo le date, vediamo se ho rubato i faldoni loro oppure ho fatto le altre ricerche.